una mattinata dedicata ai problemi della sicurezza in prefettura a Lucca. La prefetto Giovanna Cagliostro ha dapprima coordinato un incontro con il sottosegretario agli interni Domenico Manzione, le forze dell'ordine e i parlamentari della provincia di Lucca, Andrea Marcucci, Raffaella Mariani, Emanuela Granaiola del PD e Deborah Bergamini di Forza Italia. Successivamente, sempre alla presenza del sottosegretario, si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che ha visto anche la partecipazione del responsabile tecnico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Franco Mungai. Questo perché la Fondazione sarà direttamente coinvolta in due progetti fondamentali. Il primo è lo spostamento della Questura al Campo di Marte con la conseguente creazione di una centrale unica per la sicurezza. Su questo progetto, ha spiegato Manzione, devono muoversi il Comune di Lucca e la ASL, mentre la Fondazione ha già assicurato nei limiti del possibile il proprio contributo. Ma in prefettura è spuntato un altro progetto che coinvolge la Fondazione, cioè un rafforzamento del sistema di telecamere di sicurezza sul territorio. Soprattutto la Fondazione si farebbe carico di un altro progetto che a livello investigativo abbiamo già deliberato in un altro comitato di ordine pubblico e che riguarda la predisposizione di apparati di registrazione visiva che desidereremo mettere nei punti nodali della viabilità del nostro territorio in maniera da poter agevolare significativamente le investigazioni da parte della Polizia Giudiziaria nel momento in cui si realizzassero reati. Nel corso dell'incontro con i parlamentari è invece emerso che la situazione lucchese sul fronte della sicurezza non sarebbe così preoccupante come qualcuno vorrebbe far credere. Dati allarmanti che sono stati pubblicati non trovano riscontro con quelli che ci sono stati forniti dalle forze dell'ordine, anzi il primo mese di quest'anno segna un calo quasi generalizzato dei reati all'interno del territorio provinciale. Con i parlamentari, ha concluso Manzione, è stato comunque avviato uno strumento di raccordo per conseguire alcuni obiettivi, non ultimo quello di riqualificare alcuni territori della provincia per sottrarli alle potenziali mire della criminalità. Il senatore Marcucci al termine ha espresso la propria soddisfazione per l'organizzazione del vertice, ribadendo la disponibilità di interagire con il governo Renzi sul fronte della sicurezza.